Val Clarea, un luogo centrale della Valle di Susa, non solo dal punto di vista geografico, ma anche per via della sua storia recente. Infatti, al fondo di questo bellissimo vallone, dalla natura dirompente, da qualche anno è stato installato il cantiere più costoso d'Italia, quello del tunnel geognostico della Maddalena. Un'opera propedeutica alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che per ora questo territorio non ha mai visto e che forse mai vedrà. Questo cantiere è oggi costato 173 milioni di euro di soldi pubblici ed è stato trasformato in un fortino per contrastare la forte opposizione messa in campo dal movimento NoTav, iniziata più di 25 anni fa. Ma appena al di fuori delle reti e del filo spinato, resiste una natura particolare, fatta di boschi e di radure, in cui si nascondono moltissime specie animali e vegetali, dove si possono vedere i segni di un passato di convivenza con l'uomo, sicuramente più felice di quello di oggi. Ma c'è una specie che più di altre rende questa zona molto importante e che ha resistito qui fino ad oggi grazie alle condizioni uniche di questo versante. Il suo nome è Zerinzia polixena ed è una farfalla dai bellissimi colori contrastati e dal volo radente, visibile da adulta a inizio primavera. Questa delicatissima specie sopravvive grazie ad alcune piante del genere Aristolochia, nutrici dei suoi bruchi, che crescono abbondanti in Piemonte soltanto in condizioni particolari, difficili da prevedere. Questa primavera sono stati proprio alcuni appartenenti del movimento NoTav ad effettuare la scoperta, che ha destato l'attenzione anche di alcuni ricercatori. Infatti, anche se in questa zona il ritrovamento dei bruchi è stato relativamente facile, in Piemonte la sua distribuzione risulta frammentata, a causa della perdita del suo habitat soprattutto in pianura. Per via di questo declino, la Zerinzia è stata inserita in una importante direttiva europea, che obbliga gli Stati membri ad osservare una protezione rigorosa di animali, piante e ambienti a rischio. Purtroppo oggi il sito riproduttivo di questa farfalla è seriamente minacciato da una nuova variante di progetto per la realizzazione della linea, che prevede la sua distruzione e l'accumulo di materiali di scavo. Diversi ettari di boschi e radure, ricchi della pianta nutrice dei bruchi, verranno eliminati, secondo il progetto, che peraltro non menziona la sua presenza, forse perché scomoda, nonostante i moltissimi soldi spesi per le valutazioni di impatto ambientale. Amare il nostro territorio ci ha insegnato a conoscerlo a fondo e a schierarci insieme in sua difesa per salvare i suoi tesori. Difenderemo la Zerinzia della Val Clarea da chi, con sempre più fatica e senza vergogna, vuole portare distruzione e spreco con un'opera devastante che conosciamo fin troppo bene e nonostante i dati che ne dimostrano la sua completa inutilità. Difendi la natura. Combatti il TAV.